In concreto, quali sono stati gli interventi fatti? Interventi fatti, appunto, si è iniziati già con la scuola Lettieri di via Diaz, dove già lì praticamente i lavori sono finiti, manca solamente il contratto di manutenzione dell'ascensore che arriverà a giorni e quindi per l'inizio dell'anno scolastico sarà agibile l'ascensore, come la rampa ormai finita qualche tempo fa, ma saranno agibili anche le altre 4 scuole, di cui questa è la prima e ci apprestiamo a vedere le altre. Riguardano appunto la Micheressi, riguardano la Miss Gioia del quartiere Gammarana, la Serroni di San Nicolò e la scuola media di Villa Vomano, dove tutte e quattro appunto abbattiamo le barriere architettoniche attraverso un importo stanziato già da questa amministrazione nei primi mesi, da quando si è insediata, diciamo 70.000 euro, incrementati di altri 37.000 euro qualche settimana fa tramite una delibera di giunta. Siamo pronti già con altri 110.000 euro per intervenire in altre scuole che adesso individueremo, ma ce ne sono, purtroppo ce ne sono, perché per moltissimi anni questo è un problema non affrontato da chi ha amministrato questa città. Invece questa amministrazione ne aveva messo come punto di riferimento il proprio programma elettorale e poi si iniziano a realizzare attraverso appunto i lavori che sono praticamente conclusi anche in queste 4 scuole. Stiamo finendo, i lavori verranno riconsegnati entro questa settimana. Anche in queste 4 scuole stiamo predisponendo il contratto di manutenzione degli ascensori, che è fondamentale, e speriamo, sicuramente adesso con le date poi uno rischia anche di dire qualche volta non essere talmente preciso, però speriamo, ma lavoriamo in questa direzione per il 24, che in tutte e 5 le scuole siano funzionanti tutti gli ascensori in modo tale da renderli accessibili a tutti. Benissimo.